L'arte è maturata in me ancora prima che io conoscessi il suo nome. O meglio, prima che lei si presentasse senza nome. L'arte era la luce che riempiva i miei occhi. Il respiro del risveglio. Arte erano i viaggi in mezzo a desolate lezioni di corsi e ricorsi. Era la fila per la prima colazione. Erano le piante, gli animali. Arte era la preghiera, il fuoco, l'acqua e tutti gli elementi. Arte erano le stelle, il sole e tutta la natura. Era l'essere presente nella totale assenza da un mondo apparentemente presente. L'artista a cui mi ispiro è il più grande creatore del cielo e della terra. È il padre di tutti i padri, per come si presentò quando ancora non ero. E lui dipinge tramonti e albe e li condivide con noi tutti. Non c'è uomo che non conosca il suo volto. Lui è umile, infinitamente amorevole. E quando gli chiesi se era lui, lui mi rispose sì. Sono io. Sognai che ero al ponte. Il ponte era una piccola tenuta di una santa famiglia nei pressi di Via Grande, ai piedi dell'Etna, dove da bambino i miei nonni, insieme a molti amici, si riunivano per la vendemmia. Mi ricordo la gioia nel raccogliere i grappoli d'uva immersi tra i roseti, a pigiarli a piedi nudi tra i vendemmiatori. Mi ricordo il casotto col fuoco acceso e le tante voci. In cima a questa piccola tenuta era molto presente una piccola grotta con la Madonnina, a cui io, nella mia più innocente giovinezza, confidavo nella preghiera di un bimbo i miei perché. La padrona di casa era dedita alla cucina popolare. Utilizzava pentole di terracotta. E ricordo ancora come ieri, quando nelle ore di dopo scuola mi preparava la merenda con le sue marmellate, ogni pomeriggio mi portava in chiesa a pregare. La chiesa era quella del Monserrato. E anche se non capivo, stavo buono al suo fianco. Oggi, a distanza di tempo, ricordo, collego e ricollego. Nel sogno, durato pochi attimi infiniti, mi trovavo all'ingresso dal lato della strada della cantina. Ero solo. Non mi ricordo cosa stessi facendo proprio in quel punto. La sua immagine, però, non la dimenticherò mai. O meglio, come lui si volle presentare ai miei occhi. Non era con abiti regali, no, anzi tutt'altro. Era estremamente pacifico. E io stentai a credere nel sogno. Come il creatore di tutto potesse essere così umile? Non ricordo pronunciò alcuna rivelazione, perché nel mio sentire lui era rivelazione. Non ricordo altre parole che io sono. Ricordo un contenuto così infinitamente potente da poter riempire qualsiasi spazio. Io gli chiesi: sei tu? E lui mi rispose: io sono. Il sogno era indimenticabile, perché lui era infinitamente umile. Quel sogno forse è la chiave che mi fa accorgere dei piccoli gesti, che mi fa gioire per le piccole cose, che mi fa vedere dentro una fiamma l'anima della vita. Che mi fa godere delle piccole cose, perché solo attraverso le piccole cose si può costruire un grande avvenire. E le piccole cose sono l'amore che stiamo rischiando di perdere l'uno per l'altro. È il pianto che mi esce spontaneo, sconoscendo quello che scrivo. Quando esco provo amore per tutti e tutto. Vorrei dare amore. Questa è la forma d'arte più antica, l'arte amore. È testimonianza di dolore per un mondo che attimo dopo attimo si allontana dalle piccole cose. Amatevi tutti. Questo urlano le mie opere. Gridano senza tregua, perché tutti noi siamo uno. E anche quando provo a distrarmi, anche quando miscelo lo zucchero al mio misero caffè ogni mattina, penso a quanti bambini ancora oggi nutrono con il loro sangue
le voragini insaziabili degli ignoranti senza scrupoli. Quante famiglie ancora oggi si devono trovare a lottare per proteggere la loro storia? Quanta ignoranza continua ad allontanare famiglie, figli, padri, gli uni dagli altri, a sottrarre infanzie, a speculare sul bene, vendendo veleni. Artisti, tutti noi siamo. La bellezza salverà il mondo, la bellezza di quando ogni singolo essere su questo pianeta ritornerà a comunicare, comunicare nella crisi, quanto bisogno di amore c'è, padre. Sempre figlio tuo.